El primo amore, ma io credo che il primo amore l'ho vissuto con mia madre, non è che abbia avuto così il primo amore. Io ogni cosa che facevo se lo raccontava a mia madre come se fosse la mia fidanzata. Per quello non. Il primo amore si può dire mia madre. È la donna più bella e più grande che tengo. E io dico che mio padre è arrivato prima perché sennò la sposavo io. Come sei cresciuto? In quale condizione sociale sei cresciuto? Beh, una condizione sociale molto molto brutta. Beh, non avevamo niente praticamente, però sempre ho avuto il calcio vicino, mi sono divertito moltissimo e sempre ho avuto qualcosa per mangiare e per quello non potevo chiederle a mio padre niente di più, anche perché lui mi ha dato tutto l'amore che io avevo bisogno e non credo che questo si possa pagare con nessun soldi del mondo. C'è qualcosa su che non comandi? Sì, su mia figlia. Sì? È impossibile. Guarda, io voglio essere a volte come mio padre era con me, no? Voglio essere duro non posso comandarlo. Per me Dalma è qualcosa di straordinario, qualcosa di. Io non alzo un dito, non posso alzare la voce con lei. Con la unica che non comando, perché anche con mia madre ti ho detto che comandavo. Con Claudia comando, grazie a Dio. Con il calcio, beh, se comanda una domenica sì, una domenica no, ma con Dalma tutti i giorni, non posso comandare. Comanda lei, direttamente. Ama il calcio? Sì, tifosa del Boca come il padre e tifosa del Napoli. Piange quando perde il Boca, piange quando perde il Napoli. Guarda, è una cosa incredibile. Non se le può dire niente contro il Napoli, non se le può dire niente contro il Boca, perché succede una strage a casa. Piange, rompe tutto, è una cosa incredibile. Beh, va bene, ci vuole tempo. Adesso. Io te la do a te, tu me la dai a me. Brava. Ecco, brava. Brava. Che ne pensi delle ragazze che giocano a calcio? Beh, mi fa molto molto piacere. Io sono il presidente onorario di una squadra di calcio femminile, dove ci sono delle giocatrici incredibili come giocano al calcio. Credi che gli uomini latini siano i migliori amanti? Sicuramente. Sì, lo credo proprio. Noi latini, sicuramente sì, lo credo proprio. Perché? È perché noi abbiamo di più delle cose, sicuramente la storia lo dice, e noi abbiamo qualcosa in più degli altri. Noi latini sappiamo cosa fare.